Da allora, dove ti è entrato il proiettile? Non lo fai vedere? Che cosa? Il proiettile da dove ti è entrato? Qua. E poi da qua? Poi qua mi hanno tirato qua, poi il telefono mi ha salvato. Quindi il telefono ti ha salvato la vita? Sì, il telefono mi ha salvato, se no tutto di due piedi di rotto. Però finalmente solo uno rotto. E là, cioè, tu stai bene in Italia, vero? Sì. Da quanto tempo stai in Italia? Sette. Sette mesi. Sette anni? Sette anni. Tu hai il permesso? Sì. E fai l'ambulante a Via Bologna, giusto? Sì. Hai mai avuto problemi nel quartiere? Mai. Infatti abbiamo fatto già entrare. Mai. Perché è successo secondo te? Non lo so, perché io l'ho usato in mia casa per andare a mangiarlo in un ristorante, poi io lo fermo con i miei amici, ci parliamo di qualcosa, poi loro arrivo. Neanche non mi dici, manca una parola, solo sparare. Tira, solo sparare. Quanti colpi? Però lui si è tirato tre, due a me, altri si è tirato i miei amici, però i miei amici già è scappato, perciò non arrivo lì. Senti, hai paura, sei spaventato adesso? No, penso, non lo so. Come te lo spieghi, visto che è successo? Niente. Loro non mi dicono, solo sparare, poi è scappato via. Ma che idea ti sei fatto del perché è successo? Non hai capito. Perché? Secondo te si tratta di razzismo o c'è un altro motivo? Non lo so, veramente non lo so, perché non lo so che motivo. Perché mai visto una cosa così, una cosa come così. Una persona si ferma, non dice niente, poi se sparare è andato via. Certo, senza motivo. Quanti anni avevano secondo te? Erano giovani? Sì, forse 20 qualcosa anni, 22. Avevano il casco? Raga, non è una fece. Avevano il casco? Sì, avevano il casco. E Laci, tu vuoi restare a Napoli? Resterai a Napoli o dopo questa cosa vuoi andare via? Per il momento non lo so. Avevi 15 anni quando sei arrivato qua? Cosa? No, non è a 32, no, 22. Ah, ok. No, io sono tu 30. Per il momento vuoi restare a Napoli? Non lo so, non lo so, aspetta, per il momento penso solo ai miei piedi, poi dopo vediamo come devi fare io. Abbiamo visto una foto con Koulibaly, il tuo idolo Koulibaly. Sì, perché Koulibaly è venuto un giorno, ci taglia i capelli, io l'ho fatto foto con lui perché lui è senegalese come il mio. Sai che lui si è sempre battuto contro il razzismo, ha fatto dichiarazioni anche molto forti. Tu dove abiti? Io qua a Napoli. Che zona abiti tu? Garibaldi. E che clima c'è lì? Cioè, nelle ultime settimane c'è stato un po' di tensione con chi abita il posto, magari non con i senegalesi. Tu che clima hai visto? Era pericoloso? No. Forse, non lo so, forse loro che sparare da me, forse, non lo so, qualcosa di razzismo, penso, però io non ho mai fatto un casino con persone qua, di Napoli, di Italia, mai fare un casino con una persona, mai litigare con una persona di Italia. Forse però hai detto... Potrebbe essere una cosa. Potrebbe essere razzismo secondo te? Penso. Penso di sì. Ok, penso di sì. Guarisci presto. Bocca al lupo, eh? Bocca al lupo.